Regione, la Toscana, sappiamo l'aggiudicazione definitiva della gara che è stata data a Autolinee Toscane, che l'ha partecipata a RATP in Italia. Noi osserviamo con attenzione questa gara e andiamo a vedere soprattutto i problemi dei dipendenti, dei cittadini, gli utenti e dei piccoli comuni. Noi ci auguriamo che il TPL non venga trascurato come si sta facendo oggi da 5-6 anni, in cui un trasporto viene forzato con atti di imperio, levando totalmente la sicurezza e diciamo il servizio ai cittadini. Assistiamo oggi a mezzi inadeguati, a un personale dipendente che è stressatissimo perché è obbligato a fare turni incomprensibili, senza pause, mezzi che perdono le ruote, stiamo assistendo ogni giorno, è un calvario, bisogna incrociare le dita appena si entra su un mezzo. Quindi noi ci auspichiamo una rivoluzione nella gestione del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, perché è un punto chiave il trasporto pubblico locale per quel che riguarda l'ambiente, i servizi, cioè in tutte le città assistiamo a ingolfamenti perché la gente non ne può più di prendere un servizio pubblico che non funziona, invece in altro modo potremmo usare meno le macchine private, avere un servizio adeguato e tutelare anche di più quello che è il territorio. Questa è la nostra posizione.